settore quando la passione diventa mestiere. Paper Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania, in via Enrico Fermi, numero 3, numero 5. Trovati amici all'ascolto e alla visione dell'informazione raccontata. Siamo in onda su Prima TV, ma anche sui social, sulla pagina Facebook di Sigla Press. Tra poco eccoli qua che arrivano puntuali i contatti per contattare appunto la nostra redazione, ma anche per interagire con i nostri ospiti sugli approfondimenti. Oggi Covid in primo piano, aspetto sanitario e aspetto economico, ma parleremo anche di cronaca. Ma in coda alla nostra trasmissione ci sarà spazio per lo sport, alle immagini di Catania Vibonese, di Palermo Potenza, e poi non mancherà la rubrica con la nostra psicoterapeuta settimanalmente. E allora, subito la cronaca, dicevamo in apertura, con un sequestro di beni per 31 milioni di euro che sono stati confiscati dalla polizia di Catania all'imprenditore Michele Guglielmino, ritenuto vicino alla Cosca Cappello, operante nel settore della grande distribuzione di generi alimentari. Il provvedimento è stato eseguito dalla divisione anticrimine della squadra mobile, riguarda 12 supermercati della catena GM, un distributore di carburanti, 7 immobili tra terreni e fabbricati, 5 veicoli e numerosi conti correnti e rapporti finanziari intestati ai familiari, ma per l'accusa tutti riconducibili all'interessato. Il Tribunale ha disposto per Guglielmino anche la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 3 anni. Guglielmino era stato già arrestato dalla mobile di Catania per un'operazione antidroga e parte dei beni confiscati erano stati già sequestrati nel 2018. La questura lo definisce molto vicino ad Angelo Cacisi, elemento di vertice del clan Cappello, al quale ne aveva anche favorito la latitanza. Questo per quel che riguarda la cronaca. Vado subito a presentarvi gli ospiti che animeranno il dibattito e gli approfondimenti all'interno dell'informazione raccontata. Vado a salutare Giancarlo Di Giulio, che è già stato con noi, imprenditore del birrificio Namaste. Ben trovato Giancarlo. E salutiamo, anche lui ritorna all'informazione raccontata, un amico, ma soprattutto chirurgo vascolare, Salvo Di Dio, il dottor Salvo Di Dio. Ben trovato, Salvo. Buongiorno Umberto, buongiorno agli ascoltatori. E allora, tanto da dire per quel che riguarda questa emergenza Covid, emergenza sanitaria certo, ma anche emergenza economica. Cercheremo di analizzare entrambi gli aspetti. Allora, subito la situazione per quanto riguarda il discorso sanitario, per quel che concerne l'esperienza del dottore Di Dio, ovviamente, che al Garibaldi l'inesima, lo ricordiamo, ma lui è chirurgo vascolare, però da vicino, o comunque è chiaro che con i colleghi si sente, e anche lui ha sicuramente sentore di cosa realmente stia avvenendo. Si scrive Covid ma si legge caos? Assolutamente sì, Umberto, perché dobbiamo utilizzare dei tempi televisivi e quindi cercare di essere il più concentrato possibile e mandare dei messaggi, no? Dico caos perché una delle frasi più difficili da dire solitamente è scusa, ho sbagliato. Bene, obiettivamente una delle frasi più difficili che non siano state dette in questa occasione del Covid è scusate, non lo sappiamo, perché è stato detto tutto e il contrario di tutto. Virologi che hanno dato delle opinioni totalmente diverse
e clinici opinioni totalmente diverse, protocolli terapeutici inesistenti, il cortisone sì, il cortisone no, è meglio darlo prima e facciamo l'eparina e l'eparina no, e quello sì e quello no. È chiaro che poi la gente, ovviamente, se dai vertici della scienza, tra virgolette, degli addetti ai lavori non vi è accordo, è chiaro che cominciano a nascere tutte quelle questioni dei negazionisti, di quelli che non ci credono, di quelli che pensano che c'è un alieno che chiama ogni giorno Soros, il quale a sua volta chiama Biden, dico Biden apposta, voglio dire che chiama Macron, che chiama... E quindi è logico che poi questa specie di mostro popolare finisce per non credere a nessuno. Io stesso, che sono un chirurgo vascolare, quindi non voglio prendermi meriti che non mi toccano, io sono in seconda linea di questa guerra, perché in prima linea ci sono rianimatori, infettivologi, pneumologi, i colleghi del pronto soccorso che stanno scoppiando letteralmente. Ma qual è la cosa, il messaggio che vorrei dare? Intanto, secondo me, mi assumo la responsabilità di quanto dico, nessuno ha veramente le idee chiare, nel senso che non si capisce il perché questo mostro a dei ragazzi di 50 anni, perché a 50 anni oggi si è ragazzi, li uccide, va bene, senza neanche una patologia, senza nulla, a persone invece che hanno importanti patologie o hanno 90 anni, citerò un esempio, invece li ha appena scalfiti. Una famiglia, la madre di 90 anni perfetta, un figlio di 54 perfetto, morto, un altro l'ho lasciato intubato una settimana fa. Quindi voglio dire, non conoscendo secondo me esattamente come stanno le cose, ciò che bisognerebbe andare a far comprendere è che dobbiamo evitare l'affollamento. Lasciamo stare il Covid, facciamo finta che tutti improvvisamente hanno una banalità, una prurito, improvvisamente tutti hanno prurito e si riversano nelle farmacie a cercare una pomata antipruriginosa. È chiaro che qualcuno rimarrà senza. Cioè, è logico che nel momento in cui l'offerta con la domanda non collimano, è chiaro che non è più possibile dare assistenza. Quindi il problema degli ospedali è che sono stati tolti dei posti alle altre patologie per fronteggiare l'aspetto Covid. Infermieri sono stati trasferiti da alcuni reparti in altri reparti, medici da alcuni reparti in altri reparti, e questo contagio esponenziale fa sì che le strutture sanitarie soffrono in maniera importante e quindi è difficile poter dare cure nella prima fase. Senza parlare dei tagli incredibili verticali che sono stati operati sulla sanità siciliana, ma italiana in generale. Esatto. Adesso parleremo anche di cosa forse non si è capito del Covid, perché c'è tanta gente che è disorientata, i virologi che insomma non sono tutti sulla stessa linea o comunque si smentiscono, si lanciano delle accuse, litigano anche sui media, insomma la situazione sta degenerando. Dal punto di vista economico, subito sentiamo Giancarlo Di Giulio del birrificio Namaste, birrificio artigianale, un uomo che ha speso sulla sua azienda, l'ha dovuta chiudere per i problemi legati chiaramente al fatto che, essendo chiusi i pub, le birrerie, le pizzerie, i ristoranti, non ha dove appunto vendere il prodotto della birra artigianale. Ecco, c'è il bonus Sicilia sbandierato da Armao, ma soprattutto da Turano, assessori competenti. Avete ricevuto finalmente questa mancia, perché di questo si parla, perché si parla di una cifra intorno ai 2.500, massimo 3.000 euro. Avete ricevuto questa cifra? No, assolutamente no, chiaramente. Come bonus Sicilia? No, come bonus Sicilia noi come categoria siamo stati esclusi, ma ne abbiamo parlato in un altro momento, quindi anche se poi, come dicevamo prima, il bonus Sicilia sì, 2.000-2.500 euro, ma cosa vuoi che siano 2.000-2.500 euro? Quale ristora un'azienda che probabilmente di affitto ne paga 4-5.000? Cioè, non è neanche una mancia, secondo me è una presa in giro. Poi il caos, come diceva bene Salvo, e oggi, guarda, io sono venuto un po' più sereno, ma mi hai messo ansia. Perché? Mi hai messo ansia perché è giusto che sia così, cioè che chi come me ha un'azienda e vede il momento storico con una comunicazione da parte degli addetti ai lavori,
che non sanno cosa dirci, Umberto. Io ogni giorno leggo, poco fa ti dicevo, ti ho fatto la domanda, cosa ne pensiamo di questi falsi positivi o altro. Cioè un'azienda, ma una persona in genere, no? Un'azienda che ogni mattina ha una comunicazione diversa, che oggi sente te e mi dici persone intubate, persone che hanno delle serie problematiche, non faccio fatica a crederci, cioè assolutamente. Poi sento un altro medico che va in televisione e dice no, ma guarda, non è vero, ci stanno prendendo in giro. Poi arriva anche il politico di turno, che non è aggiornato e soprattutto veste i panni del ricercatore. Sono tutti virologi adesso in Italia, ma siamo stati tutti allenatori della nazionale di calcio, siamo stati tutti criminologi. Non c'erano vite in ballo quando parliamo di calcio. Oggi, ma non è un'accezione negativa, salvo. Però permettimi di precisare. Sentiamo il dottore Di Dio. Dobbiamo stare assolutamente attenti all'uso delle parole. Grazie a Dio la lingua italiana ci consente di fare un distinguo tra ti adoro, ti amo, ti voglio bene. Gli inglesi, I love you. Quindi dire ansia è sbagliato. Non è una questione di ansia, perché non bisogna mai avere ansia, mai. È un problema però da attenzionare, perché purtroppo ci siamo trovati circondati. Da un lato chi pensava che la soluzione fosse il monopattino e la sedia a rotelle, dall'altro, scusate, la dico in siciliano, i non cinne Covid, che è un'altra delle follie. Io leggo dei negazionisti, delle cose di fantasia, che io divento pazzo. Ma qual è il vero problema? Che giustamente chi è nel mondo del lavoro mischia l'aspetto sanitario con l'aspetto sociale ed economico. Allora, io se suono la chitarra e non posso più andare a suonare la chitarra nel pub, è chiaro che devo dire no, ma non è vero, non è al pub dove si prende il Covid. Io che lavoro come ristoratore dirò attenzione, non è nel ristorante, certo, e via discorrendo. Certo. Allora, se tu guardi, è la scuola no, è quello no, è quello no. Il problema è, cercherò di fare un esempio, anzi l'ho già fatto prima ed è chiaro, quando decidi di smettere di fumare, devi prendere il pacchetto di sigarette, lo devi buttare. D'accordissimo. Perché nel momento in cui tu cominci a fare, niente, riduco le sigarette, da 20 ne fumo 5, da 5 ne fumerai 7, da 7 ne fumerai 2. No, il pacchetto si prende e si butta. Che vuol dire? Che probabilmente di concerto il mondo sanitario con il mondo politico avrebbero dovuto avere una concordanza di fase seria, discutere in tempi utili seriamente su cosa fare. Quel lockdown che abbiamo fatto nel mese di marzo è stato inficiato da una serie di deroghe a tutto che hanno reso assolutamente inutile, come abbiamo visto, questa situazione. Perché ci sono esempi, vi ricordo che Wuhan ha 60 milioni di abitanti, cioè quanto tutta l'Italia, eppure lì la maniera draconiana, amico mio, sì, il pacchetto si prende, si strappa e si butta, perché fin quando non si capisce che bisogna avere un atteggiamento forte non si possono risolvere problemi come questi, che credo, mi assumo responsabilità, conosciamo poco dal punto di vista dell'azione ma anche della terapia. Certo. È chiaro che se tu hai gli ospedali funzionanti, con il personale, l'assistenza, le ambulanze non devono fare 8 ore di fila, la gente non deve rimanere in macchina con la bombola d'ossigeno, assolutamente, che è impensabile in un paese. Allora io vorrei capire con un banco a rotelle quante bombole d'ossigeno avremmo potuto comprare, e poi ti chiedo con il bonus, scusami, vacanze, quanti infermieri avremmo potuto assumere. Questo è quello che Perché dare tutta, perché accentrare tutto su Arcuri, che adesso si sta occupando anche delle vaccinazioni, anche delle future vaccinazioni, perché in Italia funziona così: se tu sei un manager che non riesci a risolvere i problemi, vieni promosso ad un incarico successivo. Quindi abbiamo avuto problemi con le mascherine, con i DPI, tu ne sai qualcosa perché essendo ospedaliero sai che sono arrivati in ritardo. Assolutamente. Comunque, ci sono stati lunghi periodi in cui gli ospedalieri dicevano non abbiamo le mascherine, li dovevo disinfettare in un paese civile non si, esatto, non si dovrebbe, quindi non di cosa stiamo parlando, mi viene da dire. Allora, a proposito di organizzazione e di prevenzione e di lacune della medicina del territorio, medicina di base, perché adesso tutti quanti addosso ai medici di famiglia, che anche loro dovrebbero fare i tamponi e quindi sono andati nel pallone, ma come li facciamo? A domicilio, vengono qua,
Cioè sta succedendo di tutto di più, la situazione sta sfuggendo di mano. Il problema è sempre quello in questo paese. Velocemente che devo lanciare un servizio, prego. Scusa, dicevo, il problema è sempre quello in questo paese, è colpa degli altri. Il problema è lo scaricabarile, è colpa degli altri. Ecco. Andiamo a sentire dalla redazione, poi il dottore Di Dio commenterà questo fatto che la gente è imprigionata in casa, sta aspettando da giorni e giorni l'esito del tampone. Molta gente che non va al lavoro, molta gente che sappiamo quanto purtroppo il nero copra una fetta importante per sopravvivere dalle nostre parti, purtroppo, lo ripeto, ma è così, e quindi gente che ha grossi problemi a rimanere anche in casa e spesso ci sono quelli che escono comunque. E qui si apre un fronte infinito sul tracciamento e sul fatto che questi numeri non diminuiscono. Sentiamo Anna Pia Panassidi dalla redazione di Sicrames. Tampone e lunga attesa per l'esito. La situazione in Sicilia e in particolare a Catania diventa sempre più allarmante. Le istituzioni gridano ai bug informatici, si parla infatti di email partite e mai ricevute. Ma a crederci sono in pochi, in molti la reputano infatti una strategia per giustificare i gravi ritardi delle USCA catanesi, che stanno facendo inalberare i cittadini, molti dei quali da tempo aspettano i riscontri sui tamponi effettuati. Silenzio assordante anche sulla questione del tracciamento dei contagi, dopo il grande flop nazionale dell'app Immuni, voluta e sponsorizzata dal governo. Sicuramente il problema del tracciamento è una delle maggiori cause che hanno portato a questi numeri esorbitanti della seconda ondata del virus. Un altro comparto delicato e allo stesso tempo complicato è quello della scuola. I drive-in non bastano, i presidi non sanno a chi rivolgersi. I sindaci provano a mettere in pratica i DPCM relativi alla sicurezza. Risultato? Polemiche, incertezze e paura, soprattutto dei genitori, sempre più convinti che per il momento sarebbe ideale la didattica a distanza. Poca chiarezza inoltre sulla corsa alla donazione del plasma iperimmune. Si tratta, per far chiarezza, di anticorpi neutralizzanti specifici contro il virus, che possono essere presenti nel plasma di soggetti che hanno contratto l'infezione e sono guariti. La raccolta del plasma può essere quindi una valida alternativa in attesa dei vaccini, ormai prossimi, e di terapie più mirate per sconfiggere il virus. Pressione e malumore caratterizzano il sentito dire. Continue sono infatti le segnalazioni, anche alla nostra redazione, di casi di abbandono di gente che attende l'esito dei tamponi e pur rispettando i diversi protocolli si ritrovano in isolamento, in casa, quasi barricati, nella speranza che arrivi la comunicazione dall'ASP di appartenenza. Tra le segnalazioni giunte in redazione riportiamo quella di Anna Chiarello, che da 8 giorni attende l'esito del secondo tampone e che rispecchia perfettamente lo stato d'animo del momento. La signora, 75enne, ha scritto: dimenticati quindi, come se fossimo deceduti. Questa dunque la situazione, vorrei subito un commento al dottor Salvo Di Dio in studio con noi, ospite in questo approfondimento, Covid, gente imprigionata in casa in attesa di tamponi. Non si è pensata alla seconda ondata, perché dopo la prima abbiamo pensato quasi tutti, perché sentivamo gli esperti che dicevano questo, che ci suggerivano questo, il virus è sparito. Allora, infatti secondo me il problema è stato proprio questo, perché abbiamo ritenuto che il problema fosse ormai superato e ci siamo trovati nuovamente in una situazione pesante. Allora, io cerco di fare degli esempi per rendere, non mi piace chi parla in maniera aulica e non fa capire nulla, fa la famosa supercazzola, no, di amici miei, mi piace fare dei ragionamenti estremamente terrani. Se tu hai un ristorante organizzato per 80 posti, che se ne arrivano 90 li fai mangiare, ma se ne arrivano 180... è chiaro che qualcuno morirà di fame, avrà la carne fredda e si saranno dimenticati che quello voleva la pasta senza formaggio perché è intollerante. Certo. No? Bene, è chiaro che anche le USCA che sono state create, siamo sempre lì. Per dare un buon servizio ci vuole prevenzione, ma anche il materiale umano per poterlo, certo, fare. Diciamo francamente che i governi precedenti hanno tagliato la sanità in una maniera vergognosa, hanno dimenticato che la sanità era la prima
qualcosa su cui pensare, hanno preferito investire spesso su cose inutili facendo dei tagli disarmanti. Quanti ospedali sono stati tagliati negli ultimi anni? Ecco, a proposito di ospedali, Di Giulio voleva aggiungere qualcosa poc'anzi prima di lanciare il servizio della Panassidi. Meglio il discorso del dottore Di Dio, prego. Sì, in merito al discorso del dottore Di Dio, è indubbio che loro abbiano mille parti di ragione. La sanità distrutta, lo sappiamo, ospedali chiusi, lo sappiamo. Giustamente faceva l'esempio, ma noi stiamo trattando tanti di quei casi che poi l'errore ci può stare, la pasta può arrivare fredda, il tampone può arrivare dopo, per carità. Ma allora io dico, perché tenere chiuse delle strutture importanti, mi riferisco al Vittorio Emanuele, mi riferisco ad altre, e andare a chiudere invece ai degenti normali l'ospedale dei Cireali, dove tante persone avevano e hanno bisogno ancora di questo cure. Questo è importante, ecco. Non era meglio destinare dei nosocomi come Covid Hospital? Cioè, quindi, o no? Chiedo ad un addetto ai lavori. Secondo me devo dire sì, ma vedi, queste scelte vengono fatte alla luce di una serie di cose. A, le risorse, B, la politica, C, la competenza. E non sempre queste tre cose ci sono. Io, ripeto, non voglio fare alcuna polemica, però mi risulta che noi siamo tra gli stati e segnatamente tra le regioni che avrebbero avuto disponibili tanti soldi dalla comunità europea. Non li abbiamo presi. Eppure non li abbiamo mai utilizzati. Allora, io so che hanno fatto vedere una volta un servizio che a Palermo c'è un tizio che è a capo di una cinquantina di uffici, perché non riescono a mettersi d'accordo per dividere le competenze. Allora, purtroppo, se chi è che comanda è deficitario, se siamo incartati, arrovellati in una burocrazia assurda, purtroppo poi queste sono le conseguenze, perché un cittadino normale, lascia perdere che io faccio questo mestiere, non so, il ricambio ne vogliamo parlare? Certo. Tu sai quant'è l'età media degli ospedali? Io ho 59 anni, d'accordo, tra poco, e quando però io ne avevo 27, 26, avevo davanti a me delle persone, gli anziani ne avevano 35-40. Io ho colleghi a 62 anni che fanno le guardie, ma l'avete mai visto voi un collega di 62-63 anni che ha passato una notte in ospedale? La mattina è irriconoscibile, sembra Pippo dei pannolini Lines. Voglio dire, non hanno pensato a un ricambio. Non hanno pensato a un investimento nella sanità. Posso aggiungere che a parer mio anche il numero chiuso in medicina... Assolutamente, certo. Cioè chi ha deciso il numero chiuso in medicina oggi, io vorrei sapere chi è stato colui che ha questo fenomeno o questi fenomeni che poi hanno detto sì a questa riforma, no? Perché il numero chiuso è in tutta Italia evidentemente, e oggi stiamo cercando medici ovunque, no? Anche attraverso le telefonate a momenti, insomma, proprio perché c'è un'esigenza, c'è un'emergenza, è chiaro, ma l'emergenza viene determinata dal fatto che non riusciamo a colmare le lacune con quello che abbiamo. Strutture e soprattutto personale. In Italia oggi, la notizia di stamane, ufficialmente mancano 50.000 infermieri. Assolutamente. 50.000, non sono 50, 50.000. Quindi, di fronte a una situazione del genere, un paese civile, un paese importante come l'Italia, perché sta gridando allo scandalo? Perché ci hanno detto in estate, andate in vacanza, andate magari in Italia, muovetevi, eccetera, eccetera, muoviamo l'economia, ma adesso ci stanno dicendo no, dovete stare a casa perché avete sbagliato. Dove abbiamo sbagliato? Giancarlo Di Giulio. No, fammi capire. Se in estate ci avete detto a maggio e giugno andate in vacanza in Italia tranquillamente, perché Covid non ce n'è, o comunque il rischio è molto molto basso, utilizzate la mascherina, lavatevi le mani, eccetera, distanziatevi, tranne i nuclei familiari. Adesso la colpa è nostra? No. Perché in estate abbiamo sbagliato, perché dicono che ci siamo comportati male. Tant'è che qualcuno, e chiudo, sta dicendo in queste ultime ore, attenzione, appena vi daremo il via liberi, che non sarà un via liberi tutti, perché potrebbe poi arrivare la terza ondata. Cioè, fateci capire. Allora, posso permettere una cosa rapidissima? Dimmi. Io non so perché deve essere o 3 o 33. Questa è una cosa che io non mi spiego.
Il problema è che l'essere umano non ama la regola, perché noi siamo passati dal andare a comprare il pane con due mascherine a distanza di 5 metri a riabbracciarci e a fare il trenino. Io non comprendo per quale motivo in situazioni di emergenza non si possa avere una cosa che in Italia abbiamo dimenticato, che è il buon senso. Però aspetta Salvo. Io c'è stata una domanda da parte di Umberto: dove abbiamo sbagliato? Affidarci, perché vedi, è vero quello che dici tu, ma in parte, e mi riferisco dal punto di vista economico, non è vero che noi non abbiamo rispettato le regole. A quello che io ne so, contezza di fatto, tutti i ristoratori hanno comprato il plexiglass, hanno ridotto i loro tavoli. Non parlo dei ristoratori, parlo degli utenti. Sì, no, ma anche l'utente stesso non è stato reso edotto, secondo me, dei rischi che andava a correre, perché ci hanno detto in estate il virus non c'è. Questo è stato quello che è passato. Da uomo della strada io ti dico, ho visto anche i nostri parlamentari senza mascherina, anche i nostri parlamentari abbracciati. Io mi ricordo, adesso non voglio fare questioni di partito altro, ma quattro movimenti, persone importanti di un dato partito erano in macchina che stavano andando a mare abbracciandosi e giocando e gridando le canzoni che ascoltavano alla radio. Allora l'uomo medio, l'utente medio, ma se lo fa il presidente della Camera o di che sia della Commissione, perché non dovrei farlo io? Se lui è sereno, mi dà serenità. Abbiamo sbagliato a fidarci. Ora il punto è, tu dici stiamo chiusi, io sono d'accordo a dire serriamo tutti, buttiamo le sigarette, non fumiamo una sigaretta, però a questa persona alla quale dici buttate le sigarette, gli devi dare modo di stare sereno, dagli le caramelle, ma non quelle caramelle di 2000 euro, tornando al discorso dell'azienda. Io mi batterò sempre per dire, oggi tu mi hai fatto chiudere l'azienda, di fatto noi abbiamo ristoratori, teatri, piuttosto che queste persone non vogliono guadagnare, perché vedi, l'imprenditore, che ne dicano, che ne pensano, non è un delinquente. L'imprenditore, qua il problema è imprenditore, ladro, evasore. Non funziona così. L'imprenditore vuole semplicemente stare sereno. Allora tu digli, io ti chiudo, ti pago i canoni mensili che avrei. Facciamo finta che questo momento sia una lunga notte. Mettimi nella condizione di svegliarmi, dammi delle indicazioni sane, certe e concrete, io passerò questa lunga notte, tu mi pagherai le utenze, farai delle leggi ad hoc, quindi darai dei contributi ai proprietari degli immobili, e attenzione, io non mi riferisco solo alle utenze delle aziende, ma anche al singolo cittadino, perché poco fa dicevamo, e non facciamo finta di non saperlo, ci sono tante persone che si vendevano i broccoli agli angoli della strada, e quei signori poverini dovevano arrivare a fine giornata per pagare il mangiare che avrebbero mangiato l'indomani, e queste persone non ci sta pensando nessuno. Noi lo sappiamo, in Italia tutti dicono l'assegno postdatato non si può fare, i primi che fanno gli assegni postdatati sono quelli che dicono che non si può fare. Allora non facciamo finta di nulla. Dobbiamo prendere atto di una situazione, il nostro governo regionale e nazionale deve prendere atto, deve dire alle aziende ma anche ai cittadini, da domani non abbiate timori di affitti, mutui, canoni, ci pensiamo noi, e tu vedrai che il cittadino starà a casa senza problemi, perché l'italiano il piatto di pasta poi riesce a metterlo a casa, anche sta perché c'ha la zia, c'ha la nonna, c'ha il cugino pensionato o altro. Il problema è che giustamente come fa un ristoratore ad accettare prima l'imposizione, prima devi sanificare, che attenzione anche lì ci è stato detto dovete sanificare, ma non con quali prodotti, quali requisiti dovevano avere, sanificare, cuspire, tocca candigina, con che cosa? Poi io lo faccio perché mi attrezzo, io sono intelligente, compro il prodottino, eccetera, eccetera. Pulisco la mia azienda, pulisco tutto, mi devi mettere il plexiglass, cerco il fornitore di plexiglass e quindi spendo soldi. Poi mi dici, no, ma non va bene così, i tavoli li devi mettere a 2 metri di distanza, non c'è problema, sposto i tavoli, li metto. Dopodiché mi dici, ora ti chiudi. Ma ascolta, il minimo che posso fare è arrabbiarmi, il minimo.
Ma su questo non c'è assolutamente dubbio. Sono poi grande rispetto per la tua categoria, noi siamo il terminale finale di un ecco, guarda, mi è venuta, diciamo prima che noi amiamo la musica, no? Insomma, chi è che mi conosce sa che io ho quest'altra parte di me che abbiamo un passato. Bene, dovrebbe essere un'orchestra, sì, dove ogni strumento fa la sua parte, dove non c'è prevaricazione della batteria sul basso piuttosto che della tromba sulla, ma capire che per fare una bella musica bisogna essere a tempo. E allora, nello stesso tempo che i medici fanno il loro lavoro, i cittadini devono cercare di evitare di venire in pronto soccorso per l'unghia incarnito. Nello stesso tempo che il cittadino non venga in pronto soccorso per l'unghia incarnito, la regione, lo Stato deve fornire ambulanze e mezzi, capito? È chiaro, deve essere un'azione di concerto, dove il bene comune è il bene dei singoli. Ma purtroppo in Italia siamo abituati che al bene del singolo corrisponde il male di qualcun altro. Bravo. Però, tra l'altro, come se leggete dai titoli, a Palermo è stata scoperta una onlus legata alle ambulanze che riceveva 4 milioni l'anno dall'ASP, la AVEL, quindi sono notizie di cronaca, invenzioni. Quindi stiamo parlando a proposito di ambulanze, di quello che probabilmente verrà fuori, spero di no, nei prossimi mesi, perché su questa emergenza sono in tanti che stanno allungando le mani. Sì, diciamo, però così, è sempre quel discorso della comunicazione, Umberto. E lo so. Io rispetto tantissimo Salvo, che dice dobbiamo stare chiusi. Ok, allora perché mi stai facendo drive-in? Cioè, tu stai dicendo alle persone cerca di capire, e quindi vanno a fare gli assembramenti, certo. E cosa fanno le persone? Si fermano in macchina, in coda, scendono dalla macchina e fumano la sigaretta. Anche davanti ai laboratori voglio ribattere, io non dico dobbiamo stare chiusi, io dico dobbiamo chiudere con intelligenza, ecco, perché se io chiudo il ristorante e poi faccio entrare 500 clandestini con una barca, non ho fatto assolutamente niente. Se io chiudo il pub e poi metto 50 persone su un autobus perché ce n'è uno solo e non c'è la benzina nell'altro per metterne 20, non ho concluso niente. E sono note stonate. Nell'economia dell'orchestra è giusto chiudere delle cose, dare il ristoro a chi lo merita, e tutti, ognuno fa la sua parte. Questo è quello che allora, ci dice Carmelo Fasone, riferito al dottore Di Dio, ma non crede che la paura mentale sta diventando peggio del virus? Dipende, la paura mentale che il virus esista, sì, la paura mentale che il virus non esista pure, è la paura mentale che non va bene. E invece per Giancarlo Di Giulio ci chiede, il popolo delle partite IVA non dorme più, stress mentale, paura per il presente incerto e non il futuro, quindi parla di presente. Ma è così, guarda, io faccio parte, ho un'azienda per carità, ma faccio parte del popolo delle partite IVA, io non dormo più, Umberto, ma non dormo più perché intanto per paura chiaramente nella gestione dell'azienda, ma per paura, per l'insicurezza. Quando io ti ho detto Salvo, mi stai mettendo ansia, non è che Salvo Di Dio oggi mi mette ansia, è che è un'ulteriore comunicazione che per certi versi mi tranquillizza su alcuni aspetti, su altri mi mette in confusione, perché dico ma allora io la mattina quando apro gli occhi cosa devo pensare? Cioè io mi metto, ripeto, nei panni dell'uomo medio, dell'individuo medio che dice e quello è così e questo è così, sono tutti, ora siamo tutti virologi, no? Io anche mi verrebbe da dire un virus non esiste, Covid c'è, Covid non c'è, perché poi noi italiani siamo così, dicevo prima, siamo tutti allenatori, siamo tutti giornalisti, tuttologi. Siamo tutti tuttologi, per carità. Io mi permetto di poter dire, di parlare di politica, di economia, solo perché nella mia vita ho una storia economica non indifferente, faccio l'imprenditore ne ho 52, quindi meno 7, a 7 anni io mi vendevo, ti ho raccontato, i frutti dell'orto sotto casa, per cui di economia qualcosa ne capirò. Ecco. Questo è anche un altro aspetto importante che dal punto di vista sociale sta creando non poche difficoltà. Ci scrivono ancora, sono in tanti che stanno scrivendo, Carmelo Fasone dice non dovevamo riaprire, tanto non è cambiato nulla, tutti gli imprenditori si sono adeguati a prescindere dal settore, ma solo spendendo soldi che non recupereremo mai, e ci hanno chiuso lo stesso. Esatto, c'è anche la rabbia. Sì, ma c'è la rabbia, c'è, allora non è neanche la delusione, rabbia, sì, la delusione di chi probabilmente ha preso delle decisioni senza ascoltare
gli interessati, ma senza coinvolgere, saranno tutti eminenti professori, assolutamente da rispettare, però è probabile che qualcuno del settore dell'imprenditoria, dello spettacolo, dei ristoratori in generale, doveva essere coinvolto. Ma certo, dovevano ascoltarci, dovevano chiamare, ma noi anche, neanche come associazione di categoria, come tu ben sai, io faccio parte di Confindustria, e per esempio noi non siamo stati ascoltati, abbiamo avuto riunione la settimana scorsa e probabilmente adesso cercheremo di fare un'azione anche di forza nei confronti del governo regionale, perché è impensabile. Caro Salvo, devi sapere, probabilmente lo sai perché segui anche questa trasmissione, hanno dato il bonus Sicilia a 2.700 euro all'industria, com'era Umberto, io adesso non era destinato alla fabbricazione all'industria delle armi? Della fabbricazione di ordigni belli di materiale da in combattimento Sicilia. 2.700 mi sembra una cosa utilissima, no, in questo momento. Ma quali sono le aziende e non l'hanno dato che costruiscono in Sicilia, non l'hanno ordigni. Dato ai produttori di birra artigianale, come sì come a tante altre micro categorie. Allora io dico, mi piacerebbe parlare con questi signori per capire, ma non, guarda, vuole essere un confronto, perché io poco fa tu dicevi siamo disabituati a chiedere scusa. Nel momento in cui loro mi spiegheranno il perché destinare 2.700 euro non alla guarda un po' il Sicurlotta cosa è andata a recuperare. Allora sul bonus Sicilia, il tabacco, spieghiamo. Il bonus Sicilia dà 2.700 euro all'industria del tabacco, dà 2.700 euro alla fabbricazione di veicoli militari da combattimento, dà 2.700 euro alla costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro tranviario, e non lo dà a una piccola agenzia di servizi. Hai dimenticato anche la fabbricazione di veicoli militari da combattimento, perché quello me lo riservo. No, ma io mi riservo l'ultimo. Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze. E qua allora dovete spiegare. Io lì darò un premio. Sì? Io assessore Armao, assessore Turano, vi prego, mettetemi in contatto con chi ha scritto questo codice Ateco, perché mi piacerebbe premiarlo. Gli darò il 5% degli utili della mia azienda nel 2021, perché però mi deve spiegare bene cosa vuol dire. Cioè, no, vabbè. Ieri sentivo. Potete che il dottor Di Dio non ha intuito bene. Possiamo rivederlo, Lucy Gullotta, per favore? Perché l'ultimo codice Ateco è meraviglioso. Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e conviventi. Ma è a destra o a sinistra? Sì, della famosa. È Antanio o non è Antanio, direi. Questo. Ora a questo punto ma è ironico, perché perché posso raccontare un'esperienza? Sì. Si era parlato giustamente di fare delle visite urgenti, no? Ah, scusate, prima che la dimentico, io vorrei fare una precisazione. Lo dico agli scienziati che sostengono che muoiono di Covid soltanto, questo ti prego è importante, quelli con pregresse patologie. Anche questa è una cosa che onestamente non mi risulta. Ma vorrei farvi notare che chi non ha una zia, un fratello, un papà o se stesso che prende una compressina di antipertensivo o una pilloletta per il diabete o un integratore per la prostata, voi pensate che queste persone dovrebbero morire per un'influenza? Evidentemente no. Quindi una cosa è, come patologia pregressa, avere un tumore metastatizzato in una fase terminale, una cosa è avere l'ipertensione o avere uno stent cardiaco. Guardate, io ho uno stent al cuore, ho avuto un infarto, un arresto cardiaco, uno stent, non mi vergogno a dirlo, non penso di avere l'aspetto di chi dovrebbe avere un problema per un'influenza. Quindi quando diciamo delle cose cerchiamo di documentarci, cerchiamo di dire le cose, e voglio dire a tutti quelli che leggono internet, a noi medici ci chiamate la domenica alle 2, per Natale, per Capodanno, per Pasqua, allora o noi siamo autorevoli sempre o non siamo autorevoli mai. Quindi se avete un problema a Pasqua consultate il dottor internet. Ecco, stavamo completando questo discorso, così dobbiamo andare a verticalizzare evidentemente. È stato piacevolissimo colloquiare con voi, commentare questo momento, anche perché il momento è estremamente complicato, inutile nasconderlo, e purtroppo dall'altra parte
sembra ci sia incapacità. Punto. E non è un discorso politico. Non è un discorso politico. Parliamo di incapacità. Ok, il punto è... Prego, la tua chiosa. Sei incapace. Renditi conto di essere incapace. Ma oggi nessuno fa un passo indietro. Oggi nessuno lascia la poltrona, Giancarlo. Oggi è difficile che qualcuno, tra i mille errori che sono stati commessi dalla prima fase della pandemia, da marzo, si è dimesso o ha fatto un passo indietro. A parte la sceneggiata calabra. Vabbè, quella calabrese, quella è stata una sceneggiata. E ancora oggi è stato arrestato il presidente del consiglio regionale della Calabria. Ed è lo specchio fedele anche. È lo specchio fedele di un'Italia che non riesce a dare certezze quando parliamo soprattutto di sanità, quando parliamo di una regione che ha bisogno, così come la Sicilia, non è che siamo molto lontani, ha bisogno di punti di riferimento importanti. Tant'è che anche i giovani calabresi, così come i giovani siciliani, fanno la valigia quando possono e vanno via. Vanno via. O a lavorare o a studiare. Chiusa parentesi, quindi c'è incapacità, su questo non possiamo non dirlo. Allora, è un dato di fatto. Abbiamo seguito sempre con l'informazione raccontata le tante proteste, tutte, veramente tutte, abbiamo ascoltato tutte le categorie. Per chi appunto, per esempio, lo spettacolo, molti non sanno che sono stati dati dei sussidi ai teatri, ai proprietari di teatri, ma non agli attori, certo, che sono rimasti col cerino in mano. Cioè, ma veramente qua servivano dei fenomeni per decidere sui vari decreti rilancio, sui vari bonus e sussidi. Allora, intanto andiamo a sentire Sandro Gaglio velocemente, poi la chiusura con il dottore Salvatore Di Dio e con Giancarlo Di Giulio. Gaglio, oggi protesta di lavoratori Enel, se non sbaglio, ma sentiamo nel dettaglio cosa è andato a registrare stamane. Sentiamo. Enel, oggi Enel Distribuzione. L'articolo 177 cosa dice? Dice due cose importanti: esternalizzare. È giusto e bene dare anche possibilità ai privati di lavorare, ma anche giusto e bene capire prima cosa devono fare i dipendenti dell'Enel che già sono ridotti al lumicino per tanta gente che è andata in pensione. Questo è un problema che forse va risolto prima di esternalizzare. Oggi abbiamo realizzato questo sit-in a seguito di uno sciopero nazionale proclamato dalle segreterie nazionali per un problema legato alla esternalizzazione di attività core business di e-distribuzione. In effetti, in pratica, l'azienda vorrebbe esternalizzare a seguito dell'articolo 177 del codice degli appalti l'80% delle attività verso imprese esterne, svuotando così di contenuti e di attività la nostra azienda col rischio di licenziamenti e di carenza di personale, oltre che di perdita di professionalità da parte degli operatori che dovrebbero subentrare alla gestione delle nostre reti. Fabrizio Frixa della FITM CGL di Catania. Sì, il problema nostro è anche questo, nel senso che abbiamo rappresentato e continuiamo a rappresentare alla Enel Distribuzione quello che noi riteniamo essere un rischio importante e che è legato proprio all'aspetto della professionalità e della capacità del personale di Enel di poter intervenire sempre e comunque in sicurezza nel proprio ambito, diciamo, di attività lavorativa. Problema che purtroppo riscontriamo dai continui e costanti incidenti che invece subentrano nell'ambito delle attività svolte da personale di ditte terzi e che in qualche maniera ci hanno anche portato, come dire, ad individuare non solo incidenti, diciamo, ma anche incidenti mortali, non solo incidenti casuali ma anche incidenti mortali. Non ci sono indicazioni o scenari che rassicurano i nostri colleghi e dipendenti di e-distribuzione, in quanto già con il prepensionamento di tantissimi dipendenti che hanno raggiunto l'età pensionabile e la mancata assunzione di nuove leve per far sì di supportare la mancanza del nostro personale, ancora l'azienda va a perseguire questa strada
cercando di snellire molto di più la presenza dei dipendenti di e-distribuzione e degli operai di e-distribuzione. Non c'è una certezza per gli operai di e-distribuzione che vanno incontro a questa tipologia di politica aziendale. Quindi la nostra preoccupazione è proprio sulla, oltre all'estenuante attività lavorativa che stanno sostenendo adesso, è sul reale mantenimento del posto di lavoro nel prossimo periodo futuro. Questo dunque il contributo del nostro Sandro Gaglio, che ringraziamo. Allora, noi come Sicrepresta stiamo vicino chiaramente agli imprenditori, quelli che continuano a scommettere, per questo motivo vogliamo sostenerli, in questo caso Giancarlo Di Giulio del birrificio Namastè, e quindi abbiamo in studio una bottiglia artigianale di birra, ma è la birra artigianale evidentemente, è una straordinaria bottiglia, che consegniamo al dottor. Con grande piacere. Rimani lì, facciamo una consegna molto simbolica. Ecco qui. L'abbiamo fatta fisica. Cosa contiene questa birra artigianale? Questa è una birra chiara, molto particolare, perché ha una lavorazione che per esempio nell'industria non si fa, una luppolatura a freddo, cioè il luppolo piuttosto che essere inserito, anche inserito nella bollitura del mosto, viene aggiunto a freddo e quindi sprigiona degli aromi, dei sentori particolari che altrimenti non si percepirebbero. Benissimo, allora vediamo immediatamente questo promo di sostegno che lanciamo all'interno dell'informazione raccontata. C'è anche la nostra passione con la curva nord gremita, sembrano immagini di tanti anni fa evidentemente, a parte il contesto calcistico, quindi grazie a Giancarlo Di Giulio, grazie in bocca voi, al lupo, perché chiaramente noi come Sicrepress diamo voce a tutti veramente, e giorno dopo giorno siamo sempre dalla parte della gente, magari vedete pochi politici da queste parti, vengono, li ascoltiamo da destra a sinistra, passando per i vari movimenti, però ci interessa ascoltare soprattutto la gente. E visto che siete qui, in attesa ovviamente, non è il momento della birra, qui all'interno dello studio dell'informazione raccontata, parliamo di calcio, perché vi faccio vedere cosa ieri è successo al Massimino. Il Catania affrontava la Vibonese, 93esimo minuto, 94esimo, sui 6 minuti di recupero che sono stati dati dall'arbitro. A un certo punto un giocatore della Vibonese, palla al piede, viene bloccato da Raffaele, il tecnico del Catania. Vediamo questa immagine che è davvero particolare, poi vedremo anche le immagini di Catania Vibonese, la sintesi nel servizio di Alessia Lomondo. Intanto questo frame, se Lucy Gullotta è pronta, vediamolo insieme. Non c'è nessuno davanti a lui, allora Calapai costretto all'avanzata personale, Raffaele che entra in campo, la palla però non era uscita, arriva il cartellino rosso per Raffaele, la Ribi che ha qualcosa da dire, si accendono gli animi. Cartellino rosso per Raffaele, con Calapai che a terra, si è acceso un parapiglia, la panchina del Catania che entra in campo, confronto ravvicinato con i giocatori della Vibonese, la Ribi che viene spintonato via, non vogliono perdere tempo. Queste dunque le immagini, Giancarlo Di Giulio, velocemente, prima di vedere Catania Vibonese, gli highlights, era troppo preso da quel frangente di gara il tecnico rosso-azzurro, secondo te? Ma dico, non lo so, neanche all'oratorio, non te l'aspetti, dai, non saprei veramente cosa dire. Dico, intanto però permettimi di un breve appunto, da sportivo, da siciliano, un pensiero al presidente Caffo, che ieri non è potuto essere. Il presidente Caffo della Vibonese. Della Vibonese, che ricordiamo ha origini e ha una storia qui a Catania, quindi. E lui tra l'altro produce un amaro. Produce anche la birra adesso, quindi è un mio diretto competitor, però questo non significa
significa, insomma, veramente facciamo gli auguri di una prontissima guarigione. Anche lui alle prese col Covid. A un grande sportivo e un grande imprenditore, quindi lui è originario di Santa Venerina, se non ricordo male. Quindi auguri presidente da parte di uno sportivo e di un collega imprenditore. E ci uniamo anche noi di Sigrapress. Hai visto questo frame? Sì, devo dirti che il cucchiaio di Mascara nei confronti dell'Inter è stato veramente un bellissimo gol. Grazie, bello. ottima risposta. Allora, vediamo insieme allora le immagini di Catania Vibonese finita 2-1, recupero per quel che riguarda i rossoazzurri che sono tornati al Massimino dopo l'esilio forzato per questioni legate al terreno di gioco a Lentini. Sentiamo Alessia Lomonaco. Torna il sorriso in casa Catania. Sigrapress sostiene il Catania in collaborazione con Buon Caffè, espresso in arte per un buon caffè. Fiorelleria Mirabella, Corso Italia 116, a Catania dal 1951. L'unica fiorelleria con il distributore automatico self-service 24 ore su 24. Maurizio il Pescatore, a Catania in via Leucatia 89. Dal pesce fresco al takeaway, dal pranzo alla cena, passando per l'aperitivo. Quando la passione diventa mestiere. Torna il sorriso in casa Catania. Al Massimino i rossazzurri battono la Vibonese nel recupero dell'ottava giornata di campionato con il risultato di 2-1 al termine di una prestazione molto più convincente rispetto alle precedenti uscite. Rossazzurri più caparbi, aggressivi e combattivi già dal primo minuto. A scacciare le nubi questa volta ci pensano Welbeck e Pecorino mettendo il sigillo sulla gara. Raffaele ritorna al 3-5-2, potendo contare in difesa sui recuperati Silvestri e Clayton insieme a Zanchi. A centrocampo di nuovo titolari Albertini e Maldonado, con Pinto, Dall'Oglio e Welbeck, mentre in attacco prima per l'inedita coppia Pecorino e Reginaldo. La formazione di partenza sembra dare ragione a Raffaele. Il Catania nel primo tempo funziona, gira meglio, ma soprattutto costruisce gioco e diverse occasioni da gol con Reginaldo, Pinto e Pecorino. 45 minuti di totale pressing nella metà campo avversaria che costringono la Vibonese in difficoltà a chiudersi in difesa e a cercare spazi per poter ripartire. Al 21esimo il Catania sblocca il risultato. A portare i rossazzurri in vantaggio è Welbeck che su passaggio di Reginaldo da solo davanti all'estremo difensore Mengoni non si lascia abbindolare e insacca in rete. Il primo tempo si conclude con il Catania in avanti. Prima del duplice fischio, da sottolineare un'occasionissima per Pecorino, che spreca un gol già fatto al termine di una ripartenza. Su passaggio infatti di Dall'Oglio si allunga troppo il pallone e la conclusione viene deviata in angolo da Mengoni. Si morde le mani l'attaccante rossazzurro, che però più tardi avrà tempo di rifarsi. Nella ripresa altra occasione ancora per Pecorino, che lanciato da Reginaldo 3-2, sbaglia la conclusione spedendo la sfera sul fondo. Al 53esimo Pinto e Dall'Oglio, buona la prova dei due, lasciano il campo al posto di Biondi e Rosaia. I ritmi si abbassano, complice anche la stanchezza, ma il Catania 10 minuti dopo trova il raddoppio in occasione di un calcio d'angolo e questa volta a metterlo in rete è Pecorino che cancella così le precedenti occasioni sprecate. Subito dopo il gol lascerà il campo al posto di Emmausso. Da sottolineare che Raffaele era pronto già a sostituirlo anche a causa del giallo rimediato dal numero 31 poco prima del gol per un'ingenuità. La partita sembra farsi in discesa, il Catania si distende, si rilassa ma paga il cambio di atteggiamento. La Vibonese aumenta il pressing e l'aggressività, è passata la mezz'ora a due occasioni pericolose con Plescia che prima a porta vuota spedisce il pallone sopra la traversa, poi si trova davanti un Martinez che prontamente in due tempi salva la porta. Ma all'87esimo l'estremo difensore non potrà nulla nel fermare la ripartenza rossoblù di Berardi e lo stesso Plescia che questa volta non sbaglia e mette in rete. Minuti finali concitati e nervosi, gli ospiti ci credono e tentano il tutto e per tutto per trovare il pari, ma dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Da sottolineare che poco prima del fischio finale la Vibonese era rimasta in 10 per l'espulsione di Redolfi, mentre sarà espulso anche il tecnico etneo per essere entrato in campo e aver intralciato con un suo intervento il gioco avversario dopo un fallo su Calapari non segnalato dall'arbitro.
Boccata d'ossigeno per Raffaele e i suoi che grazie ai tre punti possono tornare a respirare e scacciare le nubi. Servirà a proseguire su questa strada per continuare a crescere e migliorare, evitando così i cali di concentrazione che possono essere pagati a caro prezzo. Archiviata questa vittoria, il Catania dovrà già pensare e lavorare sul prossimo avversario, la Turris, che arriverà al Massimino domenica 22 novembre. E andiamo a vedere la classifica della Serie C. Ieri tre recuperi, il Palermo ha battuto il Potenza 1-0, il Foggia ha perso in casa del Teramo 2-0 e il Catania ha battuto la Vibonese. Allora vediamo la classifica, Ternana 27 punti, la Ternana di Lucarelli, ex allenatore rosso-azzurro, poi il Teramo che è la vera sorpresa di questo campionato, 23 punti, Bari 20, Turris Catanzaro 16, Avellino 15, Juve Stabia 14, Foggia 13, Catania, Palermo e Vibonese 12, Catania con due punti in meno, quindi di penalità, e poi a 10 la Paganese, Monopoli e Francavilla Potenza 9, Bisceglie e Viterbese 7, Casertana 6 e Cavese ultima con 5 punti. Ci saranno soltanto i play-out per quanto riguarda la parte bassa, perché appunto il Trapani aveva cominciato il campionato, non è mai sceso in campo e comunque è la squadra retrocessa direttamente sulla carta. E quindi questa è la situazione, la prima va in Serie B, poi fino al decimo posto ci saranno i play-off. Vediamo il prossimo turno per dare così contezza anche per quel che riguarda il prossimo turno del campionato di Serie C, e ricordiamo che il Catania, eccoli qua, volevo dire i recuperi, Catania Vibonese 2-1, Teramo Foggia 2-0 e Palermo Potenza 1-0. Il Catania deve ancora recuperare il match con il Bisceglie, quindi potrebbe migliorare ulteriormente la sua classifica, sempre match da giocare in casa al Massimino, anche se senza pubblico, insomma dire in casa, fuori casa, insomma stride evidentemente. Cosa ha detto Raffaele a fine gara? Lo sentiamo? Sentiamo cosa ha detto Raffaele subito dopo la vittoria sulla Vibonese. Perché Catania è una squadra che è tutta nuova, che deve crescere, che deve conoscersi, che deve migliorare, ripeto, la condizione fisica, non perché non stiamo lavorando bene, ma non c'è da nascondere il sole con un dito, no? Tantissimi giocatori sono arrivati quasi a preparazione conclusa, qualcun altro si è fermato, è stato fermo nell'ultimo periodo in maniera inattiva, quindi con la crescita fisica si cresce anche nella qualità del gioco, si cresce nell'aggressività, si cresce in tutto, quindi dobbiamo arrivare a questo, dobbiamo aspettare il rientro anche di altri giocatori per noi fondamentali, però quello che voglio dire è che noi dopo la sconfitta di Teramo ci siamo uniti, io con la squadra con me, e volevamo fortissimamente questo risultato, l'abbiamo dimostrato al primo minuto, noi ci teniamo tantissimo a fare bene a questa maglia, so che può essere che sarà un anno dove ci saranno degli alti e anche qualche basso, purtroppo venivamo da quattro partite complicate anche per gli avversari che abbiamo incontrato e dove abbiamo fatto qualche punto in meno, ne abbiamo fatto uno solo diciamo in quattro partite, io speravo di fare qualche punto in più in quel tour de force con la Ternana in casa e tre trasferte veramente difficili come Palermo, Bari e Teramo. Quindi dobbiamo alzare la testa, l'abbiamo fatto stasera, adesso domenica ci aspetta un'altra battaglia, se riusciamo a portare domenica un risultato, la vittoria, se riusciamo a prendere questi tre punti domenica, il ruolino di marcia comincia a essere di nuovo consono a quello che può essere un percorso per noi di guardare in avanti in maniera ottimistica. Ultima domanda da parte di Vito Selvaggio, vista la Turris, è preoccupato per le condizioni del Marco Erboso? Assolutamente sì, perché nel secondo tempo praticamente il campo è diventato pesantissimo, guardando le condizioni meteo sabato e domenica porta pioggia, speriamo di no, rischiamo di giocare su un terreno che ci metterà a durissima prova, quindi spero che riusciamo a recuperare al 100% energie, spero che non abbiamo problemi da questa partita, si è visto che siamo usciti alla fine stremati, ma i ragazzi hanno dato tutto, è importante questa vittoria che è venuta non solo per i tre punti ma con un gioco che ci dà anche più consapevolezza di come dobbiamo andare a ottenere i risultati. Queste dunque le parole di Giuseppe Raffaele che guarda già alla gara con la Turris, sempre domenica al Massimino, e adesso andiamo a sentire il giovane Pecorino che ha messo a segno il gol del 2-0 l'anno scorso al Milan Primavera, sentiamo la sua dichiarazione, la sua soddisfazione.
Catania e però un po' di apprensione nel finale, perché? No, sì, abbiamo preparato molto bene la partita, soprattutto il primo tempo, credo che l'abbiamo interpretata molto bene la partita primo tempo. Secondo tempo è ovvio che comunque anche subentrata anche un po' di stanchezza e soprattutto per via del campo molto pesante e che tanti degli undicesimi avevano fatto comunque 90 minuti tre giorni fa, quindi sai, secondo tempo era normale che concedevamo qualcosina in fase di, soprattutto per la stanchezza, però il primo tempo è stato davvero ottimo, interpretato molto bene da tutti quanti. Tutto questo nonostante la Livornese fosse una squadra di gamba, una squadra che aveva perso una sola volta in questo campionato, fin qui molto battagliera, palla su palla, è stato un Catania sempre attento, concentrato, che ha sbagliato veramente poco e ha meritato ampiamente questa vittoria. Sì, sì, sapevamo che trovavamo comunque di fronte una squadra molto, molto agguerrita da quel punto di vista di gambe e fisica e quindi l'abbiamo preparata molto bene. Infatti il primo tempo l'unico rammarico, l'unico peccato è non aver chiuso il primo tempo, ecco, perché comunque avevamo avuto tante palle gol e abbiamo interpretato molto bene il primo tempo, poi il secondo tempo qualcosina abbiamo concesso, ma è anche normale soprattutto per via degli avversari. Si sapeva che la squadra si è rimasta sempre comunque molto corta sia tra difesa e centrocampo e così aiutando proprio voi difensori sia tra centrocampo e l'attacco al momento di ripartire, perché è vero che il Catania è arrivato più volte in zona gol. Sì, sì, no, quello sì. L'abbiamo preparata così, quindi credo che se interpretiamo così le partite diventa tutto più semplice, perché comunque sia quando attacchiamo ci difendiamo riusciamo a darci tutti quanti una mano, quindi cerchiamo di tenere la squadra sempre corta e compatta per subire meno e poter essere già in marcatura preventiva quando attacchiamo. Ci eravamo incontrati qui dopo la partita con la Paganese, quando hai realizzato il tuo primo gol con la maglia del Catania, proprio all'esordio. Adesso è passato un po' di tempo, quasi due mesi. Come sta andando? Come va il tuo processo di ambientamento e come va il Catania? Quanto è cresciuto e quanto può crescere? Ma sono ambientato molto bene, il mio percorso di crescita credo che sono quasi al 100% fisicamente, soprattutto perché ho saltato la preparazione estiva e quindi sai, mi sono dovuto adattare subito con le partite di campionato e credo per quanto riguarda la squadra, questa squadra ha ampi margini di miglioramento, comunque l'abbiamo vista nelle partite anche quando abbiamo perso a Bari, che comunque abbiamo fatto anche lì un primo tempo strepitoso, soprattutto sul livello di gioco e dinamismo e quindi adesso che abbiamo tutti quanti integranti della rosa a disposizione del mister, credo che ci possiamo giocarci le nostre chance per comunque stare magari dal lato sinistro della classifica e comunque proseguire il nostro percorso di crescita. Ecco, c'è ampi argini di miglioramento questa squadra. Meno di 4 giorni per recuperare, ma è più facile recuperare dopo una vittoria. Sì, quello sì. Soprattutto, sai, dopo una vittoria si lavora molto più serenamente, molto più tranquillamente, però questo non vuol dire abbassare la tensione perché domenica abbiamo un'altra partita, un'altra sfida importante in casa e quindi sai, dobbiamo già da domani mattina cominciare a pensare, cominciare a lavorare in prospettiva della prossima partita. Grazie. Terza vittoria consecutiva per il Palermo che appunto si posiziona a metà classifica, in piena zona playoff, ha battuto la Paganese 1-0, il Potenza 1-0, vediamo il servizio da Sport Eleven.
Questo dunque il gol di Luperini che ha deciso a pochi minuti dalla fine il match tra Palermo e Potenza, finito 1-0. Siamo davvero in chiusura, tra poco settimanalmente con la nostra psicoterapeuta Sara Grisiglione che parlerà di Covid e bambini, le ricadute anche dal punto di vista psicologico. Io nuovamente saluto il dottor Salvo Di Dio, chirurgo vascolare, nonché grande amico. Ciao Salvo, ti aspettiamo presto. Quando vuoi Umberto. Grazie. Magari parliamo di altro, ci distraiamo ci un po'. Distraiamo un parliamo po'. Di papaveri e papere? Come no, magari, è l'ultima serata che abbiamo fatto, ne parlavamo, è stato il capodanno a Catania. Tutto mi potevo immaginare che quest'anno andava così, ma speriamo bene, dai. Parliamo dell'orchestra, dell'orchestra, certo, infatti, dove Salvo Di Dio è il factotum ed è uno dei principali protagonisti. Grazie, grazie per il tuo contributo. Grazie. Scusatemi, anche... grazie per questa birra. Un piacere, io anzi approfitto di Papaveri e Pavere per dire, l'ultima grande festa è stata lì e auguriamoci prima possibile, caro Salvo, di continuare a divertirci, di far valere i nostri anta e di tornare a sentirci in piazza potendoci abbracciare, potendo ridere e scherzare come se questo brutto anno non fosse mai passato ed esistito. Grazie, grazie a Giancarlo Di Giulio che noi sosterremo per le difficoltà di tutti gli imprenditori, soprattutto quelli siciliani che non hanno alle spalle chi li sostiene, e allora noi nel nostro piccolo come Sicra Press cerchiamo quantomeno di dare loro voce e di parlare del loro momento, lanciare anche appelli come è avvenuto qualche settimana fa proprio con Giancarlo Di Giulio e con tanti altri piccoli imprenditori. E linea alla regia, non è finita ancora l'informazione raccontata perché sta per arrivare la rubrica del giovedì settimanalmente. Buongiorno Umberto, buongiorno a tutti i telespettatori, benvenuti alla rubrica settimanalmente con la dottoressa Sara Grisiglione. E oggi mi piacerebbe parlare, riprendere un po' l'argomento legato alla situazione anti-Covid che stiamo vivendo per dare piccoli suggerimenti agli adulti. E è importante che i nostri bambini mantengano una routine quotidiana giornaliera, perché quelli che sono maggiormente penalizzati sono proprio loro, perché stanno perdendo dei pezzetti nella loro vita di esperienze. Però dobbiamo tranquillizzarli che riprenderanno sicuramente in sicurezza le loro attività, la socializzazione, i giochi, l'incontro con i coetanei, con i compagnetti, e tutto questo potrà avvenire quando ci sarà una maggiore sicurezza a livello, diciamo, sociale. Quindi manteniamo una routine quotidiana, giornaliera con i nostri bambini e soprattutto ricordiamoci che è necessario continuare in famiglia l'apprendimento delle regole, visto che non potendo andare a scuola facendo la DAD hanno bisogno comunque di una routine che comunque rispetti le regole. Non facciamo le lezioni in pigiama, ma vestiamoli come se stessero andando a scuola, che possono avere dei comportamenti corretti, quindi non scherzare durante le video lezioni e svolgere lo stesso i compiti a casa. Questo è un compito degli adulti, dei genitori, che devono comunque aiutarli all'apprendimento di regole necessarie e fondamentali per la loro crescita, così come mantenere la possibilità dello sviluppo delle relazioni sociali. Se ci sono dei compagnetti, magari farli giocare attraverso anche l'uso della PlayStation, ovviamente moderandone tempi e luoghi, perché è necessario, importante, magari a distanza, fare dei videogames, oppure raccontare loro delle storie, delle fiabe, fare vedere dei film anche educativi che possano parlare della natura, degli animali, farli leggere dei classici
della letteratura. Tutto questo serve a garantire una certa continuità, soprattutto per quanto riguarda la loro vita quotidiana. Facciamo coltivare loro degli hobby, se hanno l'hobby di raccogliere, fare delle raccolte, dalle figurine a personaggi magari dei cartoni animati, qualunque cosa che possa loro servire e garantire un senso di normalità rispetto a quello che stiamo vivendo. È importante un'altra cosa, che i genitori non facciano trapelare paure, angosce, soprattutto l'angoscia, perché è necessario che ci sia sempre un certo controllo all'interno della vita familiare, e soltanto gli adulti possono farlo, non pretenderlo dai loro bambini. E il secondo suggerimento che do vale per tutti: non essere spettatori della propria vita, ma cercare di trovare ancora una sorta di attività di interesse. Noi siamo protagonisti tutti gli istanti della nostra vita, non dobbiamo aspettarcelo dagli altri. Il lockdown ci può reinventare una vita, degli interessi. Per esempio, su questo mi rivolgo alle donne: cercate di avere una routine per quanto riguarda la vostra bellezza, mettere una crema idratante, prendersi 10 minuti sul divano ad ascoltare musica, la musica che ci piace, fare il cruciverba, leggere un libro importante che magari tante volte lasciamo sul comodino perché non abbiamo il tempo, farci aiutare dai figli nella riorganizzazione dei lavori domestici, dove possibile ovviamente. Ma cosa importante è riprendere tutta l'energia necessaria per poter fronteggiare un momento importante come questo. E soprattutto una cosa importante è imparare a riconoscere e ad utilizzare in maniera adeguata le nostre emozioni. E le emozioni ci salvano la vita. Se io ho paura di fronte a un pericolo, scappo, riesco a fronteggiarlo e a salvarmi a volte la vita, no? Riuscire a riconoscere se quello che proviamo è tristezza, è ansia, è rabbia, e cercare di darci una spiegazione riguardo ciò che l'ha prodotto è assolutamente utile, assolutamente, perché è necessario per stare bene riuscire ad esteriorizzare le nostre emozioni, a non soffocarle. Creano problemi che poi hanno a che fare anche con il nostro corpo, tutto ciò che non è detto, tutto ciò che non è avvertito, che non è espresso, che non è sentito, provoca dentro di noi un sedimento emotivo che comporta in ogni caso poi la necessità di esteriorizzare, no? Ecco perché all'improvviso si hanno attacchi d'ansia, di panico, delle fobie legate a qualche oggetto particolare, a qualche situazione. Quindi dobbiamo accettare, riconoscere l'emozione che stiamo provando, esternarla per non soffocarla, e soprattutto decidere di avere il controllo emotivo della nostra vita senza affidarlo ad altri, perché siamo noi i padroni della nostra vita, e sicuramente riusciremo a prenderla nuovamente in mano senza pensare di averla sprecata, di aver sprecato questo periodo della nostra vita, perché raggiungere la consapevolezza emotiva, la consapevolezza del proprio vivere, e decidere di avere una quotidianità lo stesso, fatta di ciò che ci piace, che ci piaceva prima, ci permette di far passare il tempo, di riuscire ad avere anche la possibilità di riprendere le forze e ricominciare nuovamente una vita all'insegna poi della libertà ritrovata, ma anche della sicurezza, che è la cosa che ci interessa di più. A questo proposito vorrei aggiungere due cose. Ho notato da ciò che c'è sui social, ma anche da ciò che viene riportato dai miei pazienti, eccetera, come spesso l'associazione alla malattia, in questo particolare momento al Covid, porta alla stigmatizzazione di chi ha contratto il virus,
perché provoca paura negli altri. Due emozioni in questo momento sono quelle che nel sapere che un amico, un parente ha contratto il Covid-19 proviamo la paura di poterla avere noi e poi anche nel caso in cui possiamo aver avuto contatto con queste persone il senso di colpa e se poi magari in maniera passiva la trasmetto ai miei figli, la trasmetto ai miei genitori, ai miei alunni, a chiunque insomma abbia contatto con me. Sono delle emozioni sicuramente in questo momento inevitabili, però dobbiamo anche riuscire a superarle. Intanto il senso di colpa, non è colpevole chi si ammala o chi se ovviamente ha usato le precauzioni così come suggerite dal governo, dal Ministero della Salute, eccetera, e quindi l'uso della mascherina, qua c'è la mia, quella che io ve la faccio vedere, utilizzo tutte le volte che sono in studio, nei miei due studi con i miei pazienti, proprio per proteggere loro e per proteggere me, stanze aerate, perché l'ambiente chiuso favorisce lo sviluppo del virus e il contagio, soprattutto la trasmissione, ecco. Ammuchina, disinfettante, distanze regolamentari, tutto questo ci può solo servire ad avere la coscienza tranquilla. Quindi i sensi di colpa, se tutto è stato fatto in maniera ottimale, non ci devono essere. La paura, se viene vista come capacità di potermi proteggere mantenendo la distanza e senza imbarazzo, perché io se voglio bene a un amico o un parente non devo necessariamente abbracciarlo per dimostrarglielo, posso anche mettermi la mano sul cuore o dimostrarlo in altro modo, con lo sguardo sicuramente di affetto, facendogli capire che comunque lo capisco, sono dalla sua parte, eccetera. E quello che chiedo a tutti voi che seguite la rubrica, non stigmatizziamo, non allontaniamo il malato di Covid, il positivo, non è un reietto da buttare fuori dalla nostra vita e soprattutto da non reintegrare una volta che poi si è negativizzato, cioè guarito, ma cerchiamo di allontanare pregiudizi e le generalizzazioni che non fanno mai bene, sono sicuramente delle cose che ci allontanano dagli altri. Cerchiamo di essere invece coscienti, coscienziosi, consapevoli, ma sempre a livello di relazione presenti e soprattutto aperti verso gli altri. Io vi auguro un continuo con la trasmissione e soprattutto vi aspetto la prossima settimana sempre con la rubrica settimanalmente. A presto! Quando la passione diventa mestiere. Paper Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici,
cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania, in via Enrico Fermi numero 3, numero 5.